cieli, l'angelo ci invita, venite, venite a Betlemme. Nasce per noi Cristo Salvatore, venite, adoriamo, venite, adoriamo, venite, adoriamo il Signore Gesù. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia, la pace, l'amore di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Siamo ancora nel tempo del Natale, seconda domenica dopo il Natale. Siamo ancora nella gioia e nel gaudio per il dono del Figlio di Dio, che ha preso carne e si è fatto uno di noi. Grati al Padre per questo dono che noi non potevamo neppure immaginare, ci disponiamo a celebrare con fede questa Santa Eucaristia e chiediamo perdono dei nostri peccati. Signore, Re della pace, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Cristo, luce nelle tenebre, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe. Immagine dell'uomo nuovo, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie Potente, abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, luce dei credenti, riempi della tua gloria il mondo intero e rivelati a tutti i popoli nello splendore della tua luce. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del Siracide. La sapienza fa il proprio elogio, in Dio trova il proprio vanto, in mezzo al suo popolo proclama la sua gloria. Nell'assemblea dell'Altissimo apre la bocca, dinanzi alle sue schiere proclama la sua gloria. In mezzo al suo popolo viene esaltata, nella santa assemblea viene ammirata, nella moltitudine degli eletti trova la sua lode e tra i benedetti è benedetta, mentre dice: allora il creatore dell'universo mi diede un ordine, colui che mi ha creato mi fece piantare la tenda e mi disse: fissa la tenda in Giacobbe e prendi eredità in Israele, affonda le tue radici tra i miei eletti. Prima dei secoli, fin dal principio, egli mi ha creata. Per tutta l'eternità non verrò meno. Nella tenda santa, davanti a lui ho officiato e così mi sono stabilita in Sion. Nella città che egli ama mi ha fatto abitare e in Gerusalemme è il mio potere.
ho posto le radici in mezzo a un popolo glorioso, nella porzione del Signore è la mia eredità. Nell'assemblea dei santi ho preso dimora. Parola di Dio. Per noi è nato un bambino, alleluia, un figlio a noi è dato, alleluia. Per noi è nato un bambino, alleluia, un figlio a noi è dato. Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi. Celebra il Signore Gerusalemme, loda il tuo Dio, Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. Per noi è nato un bambino, alleluia. Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fior di frumento. Manda sulla terra il suo messaggio, la sua parola corre veloce. Per noi è nato un bambino, alleluia, un figlio a noi è dato, alleluia. Annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. Per noi è nato un bambino, alleluia, un figlio a noi. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci ad essere per Lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della Sua volontà, all'ode dello splendore della Sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. Perciò anch'io, Paolo, avendo avuto notizia della vostra fede nel Signore Gesù e dell'amore che avete verso tutti i santi, continuamente rendo grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi. Parola di Dio. Alleluia, 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 alleluia. Gloria a te, o Cristo, annunziato a tutte le genti. Gloria a te, o Cristo, creduto nel mondo.
Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo, e il mondo è stato fatto per mezzo di lui. Eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non l'hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali, non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Parola del Signore. Giovanni l'Evangelista ci aiuta nella comprensione del mistero dell'incarnazione, mistero che stiamo celebrando con gioia in questo tempo natalizio. Il Verbo era presso Dio, il Verbo era Dio, in principio era il Verbo. Dio è ed è da sempre. La sua parola ha creato e continua a creare. È la parola di Dio che tiene in vita l'universo. Parola che ha vinto agli inizi il caos e ha dato origine al cosmos. Parola, ci dice Giovanni, che è diventata corpo, carne, in Gesù, bambino nato a Betlemme. Vedete, Dio non si è stancato. Nonostante le nostre fatiche, i nostri errori, i nostri peccati, non si è stancato. E ha imparato la nostra lingua, assumendo la nostra natura umana. Dio non si stanca mai di noi. Pensandoci bene, non abbiamo molto da celebrare a Natale. Abbiamo sentito nel prologo del Vangelo di Giovanni: è venuto tra i suoi e i suoi non l'hanno accolto.
Più che celebrare in questo tempo c'è bisogno di una conversione autentica e sincera, per poter accogliere il Signore della vita che continua a venire, viene a noi. Agli inizi Lui venne e i Suoi non c'erano. Lui venne e non trovò posto, dovette rimediare in una grotta. Venne, ma i Suoi erano indaffarati in altre cose che ritenevano più importanti. Venne, ma. Ma la finale non è mesta e cupa, perché ci dice Giovanni che la luce ebbe il sopravvento. La forza e l'energia della luce vinsero le tenebre e continuano a vincere le tenebre del mondo. La venuta di Gesù non è un fallimento, perché le tenebre sono vinte dalla sua luce che rischiara il mondo. Non si dà per vinto il Signore. Offre sempre una soluzione, si dona sempre e ancora, continuamente. Egli è la luce dei nostri occhi, è la luce della nostra vita, è la luce del nostro cammino. E allora vorrei fare un invito, amico, che sei nelle tenebre della depressione, della sofferenza. Le tenebre non vincono. Amico che sei nel dolore, in un letto dell'ospedale, le tenebre non vincono. Amico che sei travolto dalla fatica del lavoro quotidiano, le tenebre non vincono. Amico, che cerchi di portare un minimo di logica evangelica nella tua azienda, passando per ingenuo, le tenebre non vincono. Amico, che rimani fedele all'amore coniugale e porti il peso dell'incomprensione, le tenebre non vincono. Amico, che piangi la morte dei tuoi cari, le tenebre non vincono. Ricorda questa parola che oggi il Signore rivolge in tutte le situazioni nelle quali noi possiamo trovarci. Amico, le tenebre non vincono. La luce di Gesù risplende come fulgore, carica e gravida di vita, e ci è data perché possiamo vedere il volto di Dio, e rispecchiandoci nel volto di Dio possiamo vedere la nostra dignità di figli dell'Altissimo. Avete sentito? A chi accoglie la luce, Dio dona il potere, la forza, l'energia di diventare figlio di Dio. Ma oggi ripetilo nel tuo cuore: io sono figlio di Dio. Ripetilo dentro di te. Lascia risuonare questa parola nella tua vita, nel tuo cuore. Io sono figlio di Dio. Non mi importa essere altro. Né premio Nobel, né una grande star, né uno che possiede il mondo. Sono già tutto ciò che posso desiderare. Posso desiderare di più? Nello splendore di Gesù rispecchiati e vedrai la dignità di cui sei stato reso partecipe. Figlio
nel Figlio. Questa è la luce che illumina la vita mia, la vita tua, la vita di ciascuno di noi. Il Natale, credo, sia proprio questa presa di coscienza della nostra dignità, del fatto che noi siamo figli dell'Altissimo. A noi il Verbo si è fatto carne, ci porta la luce per la vita e con la luce ci porta questa straordinaria notizia: figli nel Figlio amato. Rinnoviamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. E il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo e siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Nella gioia del Natale rivolgiamo la nostra preghiera al Padre perché ci aiuti a ricevere il dono di vita che Gesù ci ha portato con la sua presenza in mezzo a noi. E insieme diciamo: illuminaci con la tua parola, Signore. Per la Chiesa di Dio, diffonda nel mondo la parola di Gesù, che svela agli uomini la dignità di essere figli di Dio e fratelli tra noi, preghiamo. Illuminaci con la tua parola, Signore. Per tutti i cristiani, perché siano riconoscenti del grande dono della figliolanza divina e si impegnino a costruire una società più giusta e fraterna, preghiamo. Illuminaci con la tua parola, Signore. Per chi cerca il senso della vita, trovino in Gesù la luce e il significato ultimo della propria esistenza e abbraccino con gioia la via del Vangelo, preghiamo. Illuminaci con la tua parola, Signore. Per la nostra società, sappia sempre vedere negli anziani e nei bambini, nei sani e negli ammalati e in ogni uomo, anche se straniero, un fratello e una sorella con cui vivere nell'amicizia e nella pace, preghiamo. Illuminaci con la tua parola, Signore. Per tutti noi, perché la nostra vita sia coerente con la nostra dignità di figli di Dio
e sia per tutti un riflesso della luce e della bontà divina, preghiamo. Illuminaci con la tua parola, Signore. O Padre, che ci hai illuminati con la luce di Gesù e ci hai svelato la nostra dignità, aiutaci a vivere sempre come tuoi figli e a vedere in ogni persona un nostro fratello. Per Cristo nostro Signore. Pregate perché portando all'altare le gioie e le fatiche di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Signore, accogli i doni che ti offriamo e santificali per la nascita del tuo Figlio unigenito, che ci indica la via della verità e promette la vita eterna. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. In Lui,
oggi risplende in piena luce il sublime scambio che ci ha redenti. La nostra debolezza è assunta dal Verbo, la natura mortale è innalzata a dignità perenne e noi, uniti a Te, in comunione mirabile, condividiamo la Tua vita immortale. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la Tua lode. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo, per Gesù Cristo tuo Figlio e nostro Signore, di accettare e benedire questi doni, queste offerte, questo sacrificio puro e santo. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica, perché tu le dia pace e la protegga, la raduni e la governi su tutta la terra, in unione con il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Fabio e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti coloro che sono qui riuniti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo e anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi apostoli e martiri Pietro e Paolo, Andrea e tutti i santi, per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, o Signore, questa offerta che ti presentiamo, noi, tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge dei tuoi eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale e perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili e, alzando gli occhi al cielo a te, Dio, Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese nelle sue mani sante e venerabili questo glorioso calice.
ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta, nell'attesa della tua venuta. In questo sacrificio, o Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo santo celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione dei morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, e offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna e calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele il giusto, il sacrificio di Abramo nostro padre nella fede e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio onnipotente, fa che questa offerta, per le mani del tuo angelo santo, sia portata sull'altare del cielo davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la benedizione e la pienezza di ogni grazia del cielo. Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, o Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte alla comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia e tutti i tuoi santi. Ammettici a godere della loro sorte beata non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo, Signore nostro, tuo Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Come il Signore ci ha insegnato, insieme con la dignità di figli, preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, guarda non ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa. E donale unità e pace, secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'Agnello. Per ricevere la comunione siete invitati a rimanere al vostro posto in piedi. La comunione la si riceve aprendo bene il palmo nudo e steso della mano. Il corpo di Cristo. In notte placida, per muto sentier, dai campi del cielo è sceso l'amor all'alme fedeli redentor. Nell'aura il palpito d'un grande mister del nuovo Israele è nato il Signor, il fiore più bello dei nostri fior. Del nuovo Israele è nato il Signor, il fiore più bello dei nostri fior. Cantate, o popoli, gloria all'Altissimo, l'animo aprite a speranza ed amor. Cantate, o popoli, gloria all'Altissimo, l'animo aprite a speranza ed amor.
astro del ciel, pargol divin, mite agnello redentor, tu che vate da lungi sognar, tu che angeliche voci nunzia, luce dona le menti, pace infondi nei cuori, luce dona le menti, pace infondi nei cuori. Preghiamo. Signore Dio nostro, questo sacramento agisca in noi, ci purifichi dal male e compia le nostre giuste aspirazioni. Per Cristo nostro Signore. Mi permettete una parola di ringraziamento per Padre Franco, non per me, per Padre Franco di Sibio. L'obbedienza lo chiama altrove e quindi noi vogliamo davvero ringraziarlo per la sua presenza qui a Loreto in questi anni, per la sua generosità. Tante doti ha Padre Franco, ma una eccelle a mio avviso ed è la generosità. Grazie Franco di questa generosità. Nel servizio pastorale, nel ministero, nei servizi fraterni, in quelli umili che nessuno vede, ma che sono tanto graditi perché umili agli occhi di Dio. Grazie di cuore, che la Madonna di Loreto ti benedica e ti accompagni. Invoco su tutti la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Dio infinitamente buono, che nella nascita del suo Figlio ha inondato di luce questo giorno, allontani da voi le tenebre del male e illumini i vostri cuori con la luce del bene. Amen. Dio che inviò gli angeli ad annunziare ai pastori la grande gioia del Natale del Salvatore, vi colmi della sua benedizione e vi faccia messaggeri del suo Vangelo. Amen. Dio che nell'incarnazione del suo Figlio ha congiunto la terra al cielo, vi conceda il dono della sua pace e della sua benevolenza e vi renda partecipi dell'assemblea celeste. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate Dio con la vostra vita e siate un riflesso della sua luce. Andate in pace. A Betlemme di Giudea una gran luce si levò, nella notte sui pastori scese l'annuncio e si cantò. Gloria in excelsis Deo, gloria
In excelsis Deo.